Mario De Toffoli e mi occupo di gioco dall'inizio degli anni 80, da quando avevo circa 30 anni. Praticamente ho scoperto questa passione, ne ho fatta, oltre che il mio hobby, anche la mia professione. Ho fondato Studio Giochi e ancora ci divertiamo a giocare. Abbiamo scelto un modo di vivere che non ha come scopo l'arricchimento, ma ha una maggior qualità di vita, diciamo. Cerchiamo di fare quello che ci piace. Giochi da tavolo, giochi matematici, giochi enigmistici, un po' tutti i tipi di giochi. Personalmente quello che amo di più è l'aspetto agonistico, ma agonistico puro, senza denaro anche. Cioè non ha importanza che ci sia denaro o no, mi interessa proprio l'aspetto della partita, no? E tra i miei giochi preferiti, per esempio, c'è il backgammon, che ho praticato per molti anni, ho anche organizzato e diretto molti tornei anche internazionali, e dal mio punto di vista, forse se dovessi scegliere un gioco sceglierei quello, perché trovo che sia il migliore equilibrio tra abilità e fortuna. Diciamo, quando vinco mi sento soddisfatto perché penso che bravo che sono stato. Quando ho perso mi sento soddisfatto lo stesso perché dico che sfiga che ho avuto. Negli ultimi anni è emersa questa tematica del gioco d'azzardo e delle sue conseguenze sociali e credo che in Italia sia emersa in modo particolarmente drammatico anche rispetto ad altri paesi. Cioè, è un po' degenerata la questione perché lo Stato biscazziere l'ha gestita in modo brutto, veramente colpevole, diciamo. E ha lasciato campo libero alle lobby, alle mafie, e quindi credo che noi che col gioco abbiamo a che fare tutti i giorni abbiamo il dovere di fare qualcosa, di cercare di fare qualcosa per tentare di arginare questa situazione. Quindi credo che sia un nostro dovere e penso che in un posto come Verona durante il Toccatì, dove viene valorizzato l'aspetto sociale e culturale del gioco, sia il posto giusto, perché questa è la vera alternativa al gioco d'azzardo. Questi festival come Verona, diciamo, sia il posto giusto per dibattere un po'. E quindi abbiamo cercato di mettere insieme relatori di varia provenienza, un po' chi si occupa dell'aspetto legislativo, chi si occupa della resistenza popolare al fenomeno, e così abbiamo scoperchiato la pentola e vediamo cosa ne può nascere. Se dico Toccatì, io penso subito al gioco, non solo ai giochi popolari, ma anche ai giochi da tavolo. Penso, mi viene in mente magari qualcuno che non gioca abbastanza seriamente perché gli devo ricordare che è di turno, ma insomma, stai attento al gioco, no? Segui la partita, tocca a te, devi muovere. Perché il gioco è una cosa seria, ci si diverte di più se lo si prende seriamente. Adesso ho scherzato, naturalmente.